Ciao a tutti ragazzi, sono Light Gamer e oggi continuiamo a registrare su Epic Battle Simulator 2. Continuiamo dove abbiamo lasciato, anzi non è vero, non avevo fatto la fine del video giusto. Scusate se sto col fedone, mi hanno ammazzato, ho dovuto correre, non è molto. Allora, direi che qua c'è una torre del mago, dovrebbe bastare tenere la bala. Se vedete com'è, io non mi fido. Allora raga, scusatemi se si sente per caso un pallone che sbatte contro i muri e mio fratello. Ma che schifo, dai. No. Ma che per davvero fa così schifo la torre dei maghi. Scusate raga, io non lo sapevo, pensavo fosse più potente. Cioè, mi ricordavo fosse molto più potente. Vabbè, mettiamo 3 M16, dai. Di quelle per le speciali. E poi con le speciali ci mettiamo dietro bombarolo ninja 2 va benissimo. E poi ci mettiamo un crossbow. Davide, vai là sotto a giocare. Ok raga, ma scusate, no, veramente abbiamo perso così, scherzando. Scusate ragazzi, ci sono molte pubblicità, non ci posso fare niente, non so se vuole vedere, però io sì. Mamma mia, Claire, va, pulisci. E qua ci vuole armare pesante a sto punto. Mettiamo 2 orsi, cioè 2 uomini su orsi, e poi un cammello, va bene, più niente, anzi più uno che dà pugni. Può essere che magari è davanti a quello che deve sparare, sta ricaricando e lo uccide. Però, cioè abbiamo fatto fuori. Ok, ho capito che devono entrare sul cavallo, sono potentissimo, soprattutto gli orsi, perché hanno gli scudi e tutte cose. Andiamo verso la battaglia, va? Vediamo, allora ammazzate il cavolo a terra. Poche parole. Ok, raga, next level. Proviamoci, dai, proviamoci. Non mi sembra difficile, ma nemmeno facile. Io devo operare la loro stessa tattica, però mettendo ranger questi qua. Capito? Ranger più potenti, direi. E poi mettergli il classico. Quindi proviamo, dai. Lo ripeto, ragazzi, scusatemi se sentite palloni battere sul muro, è mio fratello. Non ci posso fare niente, gli ho chiesto di smetterla, ma non mi ascolto. Stai al cielo, però. Siamo, qualcuno me la buttano giù? No, nessuno. Gli M16 sono più potenti, ok? Vabbè, forse fucilieri, perché miseria. Ah, questo gioco è molto bello, se non fosse per la pubblicità, sapete raga? Perché alla fine è bellino come gioco. Ok, livello 5, ok? Ci sono scudieri. Però sono livello più alto. Questo si compra un problemino. Allora, proviamo. Proviamo. Però se me lo buttino giù queste qua. Per questi nevati, bellissimo. Con questi no? Non capite, vabbè. Questi sono gli arcieri. Quindi che vengono come 3 arcieri. Ok, perfetto. Mettiamo 2 di questi. E poi il crossbow classico. Qua. Vediamo. Gli dovrebbero. Gli orsi dovrebbero distruggere prima via. E poi il carro dell'arciere dovrebbe morirci. No, sto. Già un orso c'è morto. Però intanto restiamo. No, è vinta. Un orso c'è morto sicuramente per qualcos'altro. Poi qui contro. No, dai. Questa non sarà facile. Questa non sarà facile. Le mettiamo 4 di questi. Più uno special, cioè un gigante di livello 1. Più un pirata, perfetto. Proviamo a vedere la battaglia. Allora, in teoria si poi ci dovrebbero morirci. Già, ancora prima che arrivasse il gigante. Però il gigante è molto più ferito del nostro. Vedi, abbiamo i fucilieri. Ah, è morto. Questo si è un problemino. Mi sa che ci moriamo noi qua. C'è pure quello di dietro. Che è ancora carica e ci spara. Sono morto. Già. Andati.
Mi non mettere... voglio di spare con la metto. Ha voglia di mettere via le persone che sparano da lontano. E si servirebbe qualcuno, però. Se no potremmo mettere le catapulte. Dov'è? Eccolo qua. Perfetto. Questo dovrebbe essere potente in teoria. Facciamo Claire, mettiamo questo. Che so che butta molte cose. Organ gun no, fa poco danno però. Se è qualcosa che faccia molto danno. Vabbè, scrivo Rare che ha molta vita. Il gigante. Oh, sto cedo! Questo si compra un problemino. Se noi ci mettiamo 2, 3 e 4 di questi. Più uno che spara da lontano, più un crossbow. Andiamo. Aspetta che sono un po' raffreddato. Scusa, la mira è un po' più decente. Ti raccomando. Bravo. Meglio così. Solo che quella là, questa arma qua, sta sparando tutte le cose, gli spilli. Cioè, è una bestia. Lo so, però. Quello è il problema. Hai distrutto? Vai. No, no. Mi fate morire i soldatini. Tutto quello con l'M16, che è la nostra speranza. Infatti un colpo one shot proprio. Ok, livello super. Dobbiamo puntare pure noi sul heavy. Però una volta abbiamo 1000 di denaro. Ed è molto in effetti. Proverei con mettendo qualche orso magari. Un orso. E poi qualche cavaliere. Un cavaliere e poi un renegade. L'arciere. Più quello che del pugno. Ormai devo spendere tutto il denaro. Mi sa che è un po' troppo potente quella catapulta. What? What a stupid fuck? Scherzale. Si è distrutto. No, qua sono i heavy, ci vogliono. Le catapulte. Troppo potenti. Ma che cazzo? Cioè, no. Possibile. Ma com'è possibile? Apriamo. Allora, Claire. Ivi, forza. Quanto è che stiamo registrando un bel po' quanto? Tre bacchette. Io uso questo. Che ho visto è molto potente. Una catapulta. Oh. E poi però. No, devo provare questo qua. Il balista. Se non sbaglio lancio dei dardi pazzeschi. Se non l'ho visto male, se non mi ricordo. Se mi ricordo buono. Poi abbiamo 50, ci posso comprare un crossbow, uno da lontano, va bene. Allora ci sarà la situazione, vai, vediamo. E nella porta dei nemici come per la situazione. Allora, ok, la catapulta inizia a caricare ora. No, è fuori. Facciamo maximalissimo. Basta ricaricare un altro colpo e ci distrugge la catapulta. No, scusate, tutto questo il laser. Non è il laser, sai? Allora, battaglia difficile. Facciamo pure le loro stesse armi. Metto questo. Questo che lancia molti massi. Se c'è una marea di vita. No, 300, non costa troppo. Dovrebbe essere potente, in teoria. E poi mettiamo un organ gun. È andato molto vicino. Già si ricaricano. Infatti, ma perché non potevi sparare la catapulta? Ecco, non abbiamo questo. No, maledetto. Perché la mia catapulta non spara prima a quell'altra catapulta? Cioè, ma dai, ma porta di scherzi. Ma che è? Oh, cioè. Ragazzi, il livello è quasi impossibile. Mettiamo questo. Mettiamo ben due catapulte. Più un organ gun. Perfetto. Anzi no. Ci mettiamo dietro un
un bombarolo. Oppure due ninja. Due ninja è meglio. Ah, pezzi di due ninja, tanto saluto. Forza! La battaglia ora dovrebbe essere molto più bella, in teoria. Ok, giù una fatta fuori. I ninja lo stanno andando, però. Muoiono subito. No, dai! Non attaccare il. No! Ma dai! Dovevi attaccare la catapulta! E che li carica prima? Dai, allora calmi. Devo comprarci una porta del danno. Quella ci serve proprio molto. Oh, 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 oh. Vi caccio. Oh, Ale, mannaia. E poi Ivi. Se non sbaglio, sparo 4 colpi. È buono in teoria. Però non sparo tutti nello stesso bersaglio, ma sono scemi. E questo è andato. Sì. No. Perché non posso controllare le catapulte io? Non l'ho ancora messo. Devono mettere. Muovete a mettere che io posso controllare le catapulte. Forza! Vi prego! Ok, sto ancora registrando, ok, ok. Ah, io metto questo, va. Meglio così. E poi mi metto dietro un mago. Magari colpisce lontano, sapete com'è. Dai, non ho colpito tutti allo stesso punto. Bell'angio. Dimmi che ce l'abbiamo fatta. Sì, sì, carica la nostra. Carica la nostra, colpisce. E diato. Serviva solo uno. Che serviva metterle un po' di strategici. Allora, io direi che qua una Ivy, tipo la catapulta, dovrebbe fare i suoi lavori. Magari non due, una. Bene, grazie. Non hanno proprio da lontano. No, però secondo me i cannoni fanno più danno. Mettere i cannoni. A sto punto controllo la cavalleria. Ci mettiamo gli orsi. Altri cavalieri. No, però. Meglio un elefante a sto punto contro la cavalleria. In effetti, vai. Proviamo così, vai. Vediamo com'è. Tiriamo un botto di cannone. Ma non ne ho ucciso nessuno. Non mi dico che mi distruggono subito le cose. Arrabbio. Ok, aspetta che funziona. Il problema è che. No, è andato. Peccato. È una bella tattica, in effetti. Ah, proviamo, dai. Sto ancora registrando? Sì, ma perché. Qualche volta mi toglie la registrazione, quindi continuo a parlare per altri 10 minuti. E poi. Quindi, ormai sono preparato. Allora, proveremo a mettere 3 di questi. Più 1, 2, 3, 4 di questi. E poi ci mettere dietro gli spear. Quelli con il lancio, ragazzi. Ok, 11 unità sarebbero molte in teoria. Ok, abbiamo molte di quelle pesanti. Più o meno. Dovrebbero morire subito questi qua con gli scudi in teoria. Infatti, adesso non dovrebbero morire manco uno. Vediamo. Non è morto manco uno. Ora sì. Ora sì, non trapassare. No, nessuno? Ma sono tutti lesi. Ho danneggiato, voglio dire. Forza, uccidetelo. Non mi può passare davanti e non ucciderlo, dai. È il cavallo. Come l'hanno schivato. Attenti dietro. Attenti da dietro, due là sopra. Ok, attenti di vedere uno altro. I cavalli sono brutti perché fanno confusione e alla fine riescono sempre a distruggerti. Per questo, io hanno uno da parte e l'altra. Due però stiamo distruggendo tutta la cavalleria. Forse è andata. Distruggetela, ma siete pure quella ormai. Perfetto. No, 3, 4. Allora stanno facendo sentire. Ho ucciso. 5, 6. Quindi ci rimane solo questo cavallo che dovrebbe morirci molto breve. Infatti, aspetto io. Un'altra trapassata di lancio e ci muore. Già, forza, vai, questo è trapassato. Ok, raga. L'abbiamo vinta. Livello 10. No, hanno gli epic. Hanno questo epic qua. Questo è potente. Ci proverei con la catapulta da lontano. Ve lo dico, punterei molto su queste cose qua. Sono molto potenti.
e ci punterei, anzi no, ci punterei pure con una balista. Cioè no, una balista è una quella che lancia molto spedenti, chiamiamole così. Più un orso. Un orso deve fare pure il suo lavoro. In teoria dobbiamo vincere la fase del mese. Dobbiamo tirarmi da fuoco possibile e immaginabile. Quindi il gladiatore ci dovrebbe morire molto facilmente. Se non sbaglio è tipo 1000 di vita. Quindi sarà un po' dura buttarlo giù, però con la catapulta lo buttiamo molto facilmente giù. Perfetto. Ok. Facilmente. No, dai. 1500 di danno non è che poco, in effetti. Allora, calmi. Calmi tutti. Allora, qui serviranno molto cavalieri. 3, 4, 5, 6. Sesto, ok. 6 vanno benissimo. Più qualche cammello, mettiamo la 3. Perfetto. Mettiamo magari un po' più lineati. A me piace la cosa simmetrica, però. Quando usarci ora per la cosa simmetrica, no. Più una catapulta che ci può fare salvare il culo. Non sa mai. Ora ci dovrebbero morire molti soldati. Le due cammelle sono andate. Però siamo già da loro. Non sono più a chi attaccare. E quindi abbiamo già attaccati. Buono sapersi. Buono. Però gli arcieri fanno il loro lavoro. In effetti fanno il loro lavoro. Si vede qualche M16 in effetti. Poi stiamo schivando colpi. Ed è buona. Così la nostra catapulta ha il tempo di andare avanti e colpire. È buona come cosa, in effetti, cioè, ci pensate, è molto buona. Ok, l'abbiamo vinta. Rimane un cavallo, un cammello. No, due cavalli, un cammello e una catapulta. Quindi abbiamo vinto ormai, infatti. Abbiamo vinto. Ok, raga, ok. Livello 11 superato. Beh, io ragazzi ci direi che posso fermarci qua. Concluderei qua con questo episodio. Un saluto sincero dell'Act Gamer e ciao a tutti.